Bene. Io sono essenzialmente un clinico, ma anche libera ricercatrice, quindi mi sono spostata dalla ricerca di laboratorio diversi anni fa e quindi mi incontro con i pazienti in vivo e in toto. Per cui ovviamente i quesiti che arrivano di volta in volta sono molto più complessi. D'altra parte sappiamo oggi come oggi che la nostra scienza è ovviamente una medicina della complessità, dove l'interazione tra singoli fattori diventa molte volte sorprendente. Quindi quando noi isoliamo singole parti abbiamo sicuramente dei risultati interessanti, ma in vivo l'entanglement, quindi questa interattività, questa possibilità continuamente di rimodellare, potremmo anche utilizzare, di riprogrammare, potremmo anche usare questi termini, ci viene presentata come possibile. E quindi l'incontro con il paziente è senz'altro ogni giorno portatore di osservazione, di idee e anche di verifiche, di prove. Siamo in un periodo in cui tutto è in cambiamento, anche la posizione della nostra Terra, sicuramente con il nostro sistema solare, è diversa, anche il nostro asse terrestre, no? C'è l'inquinamento che purtroppo si va a sovrapporre, ad aggravare quelli che sono dei cambiamenti naturali del nostro sistema terrestre. E quindi là già l'obiettivo, uscire dalla singola parte o almeno rivedere la singola parte nel tutto, è un obiettivo centrale che si pone ogni volta che ci si incontra con il paziente. Quindi le varie parti hanno la loro importanza, però vanno sempre reintegrate, vanno sempre reinserite nel tutto. È là che viene la risposta, è quel tutto particolare, che sicuramente parte da un livello molto profondo che è la coscienza. La fisica quantistica ci sta dando anche delle risposte, anche sulla ricerca della coscienza, che è ciò che rende un tutt'uno, i piani più sottili, i piani più energetici, quelli che studia la fisica, con i piani ponderali, quelli più materiali, che studia la biochimica e la chimica, è un tutt'uno. Dipende se entro da questa porta o entro dall'altra porta, ma in realtà è un tutt'uno. Sono degli aspetti di osservazione che la fisica ci ha insegnato a comprendere e a rivedere considerando il terzo elemento, quindi l'osservatore e l'osservato, ma c'è un terzo elemento che è un approccio ovviamente dinamico col quale ci si imbatte continuamente se lo si vuole ovviamente osservare. Quindi qual è la posizione del clinico? Qual è la posizione di chi si trova il paziente di fronte e deve ovviamente essere da tramite, quindi deve dare delle risposte, deve formulare delle diagnosi e deve anche consigliare delle terapie. Sicuramente è un aspetto sempre più integrato, sempre più completo, ma è un aspetto che deve anche viaggiare in sintonia con le velocità del tempo. Noi viviamo in un tempo che in effetti è cambiato la velocità, i fisici ci hanno insegnato come lo stesso giorno, se no in realtà dura 16-17 ore, noi ancora abbiamo memorizzato quelle 24 ore, quindi la velocità anche del nostro pianeta si è modificata, tutto è più veloce. Mentre prima il contatto era a distanza tramite una lettera che veniva scritta e veniva inviata con dei tempi abbastanza lenti, molte volte non arrivava neanche a destinazione. Infatti c'è un programma statunitense sulla riapertura di tantissime lettere che sono state così raccolte nei depositi postali e che rievocano storie interessanti. Attualmente abbiamo un cellulare, se non metterci tramite un modem su internet, le velocità cambia il tempo, lo spazio è una funzione del tempo e quindi abbiamo bisogno. Ormai la clinica ci dimostra che la visione settoriale non ci dà delle risposte, a meno che non riportiamo quel particolare nel tutt'uno. Dicevano i nostri maestri di medicina tradizionale nel campo unificato, ma questa è una terminologia della fisica. Nel
nell'olismo, nella visione integrata, ma allo stesso tempo nella giusta velocità, nel giusto tempo. Per cui la fisica ci apre anche ad altro. Prevenzione può essere solo eseguire un test di laboratorio? Prevenzione può essere eseguire soltanto un test strumentale? Prevenzione può essere soltanto eseguire una ottima indagine anamnestica? O forse si può anche di più? Forse la fisica ci sta fornendo delle opportunità, almeno di verifica, e se queste verifiche, il tempo e i fatti, perché sono i fatti poi ovviamente che ci danno conferma, ma i fatti vengono direzionati dalla nostra posizione di osservazione. Io posso dire che quest'aula è più lunga, sento da questa porta, ma posso dire che è piuttosto corta, sento dall'altra porta. Quindi esiste una possibilità ancora prima di intervenire, cioè esistono dei livelli di sensibilità, esistono dei livelli soglia ancora più bassi, ancora più sensibili, e quindi la posizione del clinico è il voler ascoltare il paziente, incontrare il paziente, visitare il paziente, riportando questo disagio che parte da un livello di coscienza. E quindi, ripeto, una slide che ho già inserito altre volte, è il livello di coscienza. Il paziente può essere più o meno cosciente, più o meno consapevole del proprio stato di benessere, o di malessere, o di squilibrio. E quindi c'è un qualcosa che è un tutt'uno, appunto, che è l'entanglement, che è quel quid specifico e speciale che fa sì che, per esempio, alcuni cerchino dei test d'avanguardia ultrasensibili ed altri aspettino la manifestazione, magari anche confidando in una forza vitale che in molti casi è anche ottima, eccezionale. Quindi c'è un livello di coscienza che può far raggiungere il nostro ambulatorio, il nostro studio, da parte del paziente, perché per esempio ha un addome gonfio. Il meteorismo è una delle patologie che più frequentemente osserviamo in clinica. Noi del mondo occidentale, per esempio, siamo identificati, soprattutto nei territori dell'Asia, come quelli che hanno sempre problemi intestinali, sempre problemi di digestione. Quindi questo addome gonfio può motivare la consapevolezza, quindi attivare la coscienza di un paziente che giunge nell'ambulatorio per essere visitato, perché questo disturbo, questo gonfiore addominale, come lui lo può definire, o meteorismo, se ha già un livello di consapevolezza attivato, o se si è rivolto già ad un'indagine di competenze su internet, può anche parlarvi di colon irritabile, può anche parlarvi di disbiosi, può anche parlarvi di alterazione del microbiota, può anche parlarvi di sospetto di accumulo di metalli pesanti, perché ovviamente ormai è possibile ricevere la informazione, che è ben altro ovviamente della competenza, tramite il web, così come tramite altro materiale, e quindi il paziente giunge a noi. Quindi c'è tutto un problema complesso di decodifica, un problema complesso di decodifica che ovviamente ha a monte innanzitutto un'indagine che è quella della visita, quindi dell'ascolto, dell'interazione, della comunicazione e dell'esame obiettivo, alla quale ovviamente noi man mano per i vari gradi stiamo passando tramite un sospetto diagnostico ad avvalorare con metodiche di laboratorio strumentali, diamo la prescrizione e così via. Ma molte volte arriviamo in ritardo, ma molte volte non troviamo una risposta, o ancora più delle volte non abbiamo dei pannelli che ci indichino la via. Quindi ci troviamo realmente a dover entrare in labirinti e anche a perderci. Ritorniamo indietro, ritentiamo un'altra entrata e ci riperdiamo. Ritorniamo un'altra volta indietro, ma allora quale sarà il livello? Quello psicologico? Quello nutrizionale? Quello relativo al lifestyle? Quindi stile di vita? Quale sarà il livello? Dov'è il livello? Quindi le problematiche attuali che sempre più noi vediamo nel livello di studio di ambulatorio è riuscire a entrare
con la chiave più idonea in un modello che ormai è velocissimo e integrato, ma è sempre più complesso. Sempre più complesso questo modello, che ovviamente passa sempre da una condizione di reattività dell'organismo, che è ovviamente il bellissimo meccanismo dell'infiammazione, che è un meccanismo fisiologico. Noi lo adoperiamo anche in utero di nostra madre per stabilire un limite tra il nostro self e il self di nostra madre, ma è un'infiammazione ovviamente che dall'essere fisiologica può anche portarci a delle manifestazioni, a dei danni e quindi anche all'invecchiamento precoce. Bene, ma questa nostra condizione è sempre più complessa, ci sono dei nuovi fattori, i trattati vanno riscritti, ma i trattati già nel momento in cui li scriviamo possono già essere superati. È da tempo che io dovrei scrivere un libro e quel libro sta lì fermo perché in ogni giorno, istante istante, arriva materiale a non finire, ci sono nuove ricerche, le osservazioni sui pazienti ci danno degli stravolgimenti, quindi il senso qual è di trasmettere qualcosa? Deve essere un dato che abbia una, vada ad agire quindi nell'informazione e possa riportare qualcosa che è profondo, qualcosa che è come a livello degli elementi della fisica, ma anche degli elementi dell'antica medicina, vero e che raggiunga quel quid del campo unificato della fisica che possa essere veramente trasferito nel futuro, anziché preso e buttato già dopo qualche mese. Quindi anche le pubblicazioni, anche l'elaborazione di testi, ma anche il materiale su internet segue la velocità del tempo. Quindi i nostri organismi sono sempre più complessi perché la nostra realtà è sempre più complessa. Questa velocità ha creato una tale accelerazione di reti che a volte si imbrigliano e si imbrogliano, ma sono anche reti pasticciate da creazioni ultranaturali, post-naturali. Abbiamo creato, abbiamo isolato dei metalli, qualche metallo pare che sia raggiunto, abbia raggiunto la Terra tramite i meteoriti, quindi sicuramente di provenienza anche da altre entità dello spazio, da altri pianeti, da altre stelle, li abbiamo messi insieme, però non abbiamo ricordato che tutto è un ciclo e che un ciclo segue un altro e più cicli sono contemporaneamente presenti, come nel nostro organismo, c'è cioè il ciclo della frequenza cardiaca, della respirazione, sono veglia e così via. E questa interazione crea delle onde che sono di informazioni, ma sono onde anche ben percepibili, le possiamo registrare con l'elettroencefalogramma, con l'elettrocardiogramma, con l'elettromiografia, se studiamo per esempio delle curve di secrezione ormonale e così via. Questi cicli possono, ovviamente quando seguono dei ritmi che non sono più quelli originali, naturali, creare caos, creare il disordine, con l'aggiunta anche ovviamente di scorie che non abbiamo considerato. L'inquinamento da dove deriva? Da non esserci ricordati che nel ciclo c'è una fase di sintesi, ma c'è anche una fase catabolica in cui dobbiamo smaltire le scorie. Le scorie circolano, le scorie riempiono, le microparticelle, ovviamente le varie dispersioni, ma le scorie da tutti i punti di vista, anche le scorie mentali, anche le scorie emozionali, anche le scorie sulle superfici. A me capita, viaggiando molto nelle grandi città, di avere il grosso problema di dover pararmi dall'inquinamento. Non so se avete osservato come ormai si stratifica sulla pelle e sui capelli. Ci si lava, ma non basta più lavarsi con il detergente idoneo. Evidentemente dobbiamo ovviamente interagire e quasi creandoci delle corazze, mettendoci dei filtri di protezione e quindi complessità anche nell'approccio. Non possiamo più soltanto lavorare su un unico aspetto, dobbiamo avere una visione integrata non soltanto più sull'essere umano. Quindi questa visione che ci allarga a livello anche dell'ambiente, fin dove si può agire nell'ambiente, però la coscienza, la consapevolezza, qualcosa nel tempo possono muoverla, possono far sì che ritroviamo la consapevolezza dei cicli
dell'assorbimento e metabolismo delle scorie, anche perché la natura ci viene spesso incontro, ci sono anche microrganismi che metabolizzano la plastica e la microplastica, ci sono anche gli organismi estremi, gli estremofili, che lavorano in condizioni inimmaginabili, si nutrono anche di particelle radioattive. Quindi questa apertura, questa revisione, questa complessità ci pone nella difficoltà a volte realmente di poter entrare nel cuore del problema e di dare delle terapie che non siano soppressive o sintomatiche. Il problema del clinico è ovviamente entrare nel cuore del problema. Quindi non soltanto lenire, sicuramente lenire è già un grosso obiettivo, ma possibilmente entrare in quel cuore che altrimenti fugge e si ripresenta di volta in volta con nuove manifestazioni sempre più gravi e sempre più presenti. Sono aumentate le patologie croniche. E quante volte ci ritroviamo neanche ad avere una diagnosi ben definita? O quante volte parliamo del settore soprattutto delle patologie autoimmuni, anche del settore oncologico, ci ritroviamo a vedere una condizione che ci sfugge. Quindi complessità, abbiamo cambiamenti non solo climatici, sono cambiate le nostre flore, le nostre faune, è cambiato il cibo, la qualità del cibo, non ci ritroviamo più col cibo originario. Ognuno di noi ha un imprinting, ogni specie ha un imprinting, quindi riconosce nella memoria che è insita dove? Dovunque. Noi abbiamo diversi tipi di memoria. E quindi questa memoria non riconosce, ha bisogno di tempi di adattamento lunghissimi. E anche ovviamente cambiamenti degli stili di vita, cambiamenti anche molto veloci. Tutte le popolazioni nel corso delle varie epoche hanno viaggiato, si sono spostate, ma i tempi che noi, le velocità ovviamente che noi con le quali siamo abituati sono veramente eccezionali. E quindi anche l'insorgenza di altri fattori interagenti come tossici chimici, sovraccarico elettromagnetico, sovraccarico di radiazioni, quindi non più solo quelli ambientali come il radon, ma un sovraccarico che giunge dal non aver ricordato il ciclo, di non aver tenuto presente che c'è una fase di espansione, ma ci deve essere anche una fase di fermo e anche una fase di riassorbimento per una nuova rigenerazione. Noi viviamo in una società che la neoplasia ce l'ha nello stato di coscienza. Cos'è il tumore? Se non è tanto una cellula che ha perduto il ciclo, una cellula che non vuole mai fermarsi, che non vuole mettersi nell'ordine. E quindi, anche dal punto di vista clinico, intervenire, il clinico si pone sempre più, ora come mi avvicino, ora come interno. Qual è la tabella? Qual è la serie degli esami? Da dove entro? Da un'emoglobina glicata? Da un'omocisteinemia con dosaggio dell'acido folico e della vitamina B12? Sono sufficienti soltanto nei valori che mi determinano il dosaggio ematico? Ma a livello cellulare qual è la condizione vera? Qual è la biodisponibilità di un nutraceutico? Qual è la biodisponibilità di un nutriente? Quindi tutti questi vari elementi non sono più soltanto da calcolare a priori nel cibo, nel nutraceutico che forniamo, sono anche da verificare non soltanto nei nostri liquidi, quindi nel sangue, nelle urine, sono da verificare a livello micromolecolare, a livello cellulare. Basta soltanto che uno di questi nutrienti o siano chelati, abbiano cambiato la loro onda elettromagnetica o siano privi per esempio di oligoelementi, e questo spesso accade quando sia le colture sia gli allevamenti sono intensivi, quindi non vengono rispettati i cicli naturali, per cui le cellule nei loro vari passaggi non riescono a rifornirsi dei vari elementi, cambiano, ce lo dice la ricerca sui frattali. Ci sono dei centri universitari del CNR a Perugia, Padova, che hanno eseguito lavori sui frattali, per esempio piante selvatiche e piante della stessa specie sul nome cartaceo, che sono state invece portate avanti con coltivazioni ovviamente abbastanza
accelerato, quindi non con i canoni originali. Il frattale è un archetipo, è un riconoscimento, è un elemento simbolico di quella che è la complessità della pianta, è completamente diversa. Quindi noi non riconosciamo più molte volte l'ambiente in cui viviamo, tutto ciò che ci dovrebbe aiutare a detossinare e a rigenerare. E quindi tutto questo ci crea dei problemi, oltre il sovraccarico di lavoro, per cui la nostra energia, i nostri nutrienti, il nostro ATP e così via non può più dedicarsi a quella che è la nostra condizione fisiologica. Dobbiamo stare sempre lì, vicino alla soglia, perché qualcuno potrebbe arrivare, e potrebbe arrivare mentre noi stiamo riposandoci, o potrebbe arrivare e colpirci alle spalle, quindi dobbiamo stare sempre sul chi va là. Per cui gran parte delle nostre risorse, in genere piuttosto non adeguate a quello che è il nostro fabbisogno, sono disperse. Cosa accade quando nella clinica si somministra il cell food? Uno dei primi segni che indica il paziente è una diuresi spinta. Ma perché? Un diuretico? O perché l'attivazione a livello cellulare, che sicuramente non è soltanto legato alla riattivazione dell'equilibrio degli elettroni e quindi al giusto riposizionamento della sintesi dell'acqua e quindi della sintesi dell'ATP, è qualcosa di più. Ci sono oligoelementi, ci sono aminoacidi, si riequilibrano le cariche ioniche, i fluidi cominciano a poter fluire secondo un flusso laminare. Quindi in clinica si nota una riattivazione della varia attività cellulare. Quindi questo sistema di flusso nel campo unificato comincia a procedere. Noi saremo un sistema di flusso aperto. Attualmente siamo un sistema di flusso multibloccato, come il nostro ambiente, non sappiamo più come risolvere il problema, perché ogni azione crea un altro blocco, quindi dobbiamo riporci in una collocazione completamente diversa e gli stessi distressors, quindi gli stress, gli attivatori di stress, ovviamente che noi viviamo in un senso di disagio, di malessere, sono diventati notevoli, crisi economica, difficoltà sul lavoro, malcontento sul lavoro, crisi delle famiglie, crisi sociale, e a questo si aggiunge la presenza di altre tossine. Esistono le etotossine, di cui quasi nessuno parla. C'è il professor Pantaleoni, che è un ricercatore mondiale, si è dedicato proprio alle etotossine. Le etotossine cambiano il comportamento, ci tolgono l'interesse per noi, per la nostra salute, il nostro benessere, la nostra società. Le etotossine raggiungono soprattutto le zone limfofile del nostro corpo e quindi il problema a volte del cambio dell'umore ad un disturbo del comportamento può essere giustificato da un problema di tipo biochimico, fisico, piuttosto che mentale e psicologico. Quindi questi distressor ovviamente che vanno ad agire su che cosa? Uno di noi è variabile, quindi sicuramente ci sono i polimorfismi genetici che possiamo anche ben identificare attualmente, ma non è sufficiente identificare un polimorfismo genetico, perché noi siamo un sistema di flusso aperto. Noi interagiamo con il microRNA del microbiota, ma ci sono anche virus. E non soltanto nel nostro intestino, anche sulla nostra pelle c'è un'interattività con altre creature, anche sulle nostre cavità, ma pare anche oltre, anche nei nostri tessuti più profondi e così via. E ancora, sappiamo che c'è identificabile le modalità e i loci della resistenza ai farmaci, ma non possono essere soltanto individuati quelli a livello della nostra struttura cellulare. Il microbiota? Ci sono degli strain batterici che per esempio metabolizzano completamente alcuni farmaci, per esempio nel caso anche della chemioterapia, li inattivano. Allora, cosa ha agito veramente in un protocollo? Dove ha agito? Quale parte abbiamo esaminato? Soltanto la cellula? O abbiamo esaminato l'insieme dell'organismo con tutti i vari settori?
e così via. E quindi interviene, per fortuna intervengono degli nuovi strumenti a livello predittivo che possono allargare i nostri orizzonti, e quindi abbiamo la possibilità, per esempio, con la metodica S-Drive, che è una metodica che lavora sulla luce, sulla lettura delle vibrazioni elettromagnetiche, e può ovviamente dare un'indicazione di che cosa? Di un'interazione tra il nostro sistema integrato e l'ambiente. Il capello nasce nel nostro organismo, ma si proietta nell'ambiente. Il capello va nell'ambiente. Quindi è un'interfaccia estremamente interessante che ci può dare delle indicazioni su più fronti. Quindi ci può dire, per esempio, a livello di lettura di luce, sappiamo che la lettura tramite le frequenze elettromagnetiche è fondamentale. Noi siamo colorati. Il citocromo P450 ha questo nome perché viaggia in frequenza 450 nanometri. Così la nostra bilirubina, così la nostra emoglobina, così la nostra mioglobina, così gli aminoacidi dell'attivazione e del riposo. Noi siamo frequenze, un'altra modalità di lettura. Posso esprimermi in termini di biochimica, ma posso esprimermi in termini di biofisica. Esistono delle terapie eseguite con delle frequenze di laser per poter ridurre lo stato di ossidazione, per poter migliorare la performance del metabolismo glicemico, per poter ridurre lo stato di infiammazione, che non lavorano tramite veicoli biofisici, ma tramite luce, tramite frequenze. Quindi lo sappiamo benissimo, è già applicato in medicina, quindi noi possiamo leggere cosa accade a livello ovviamente funzionale, perché non è un test quantitativo, è un test funzionale a livello delle nostre strutture cellulari. Quindi vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, ma anche gli acidi grassi che noi sintetizziamo, come l'acido oleico. Possiamo sintetizzare, sintetizziamo acido oleico, palmitico, palmitoleico. Anche la sensibilità a dei cibi, oltre ad esserci una possibile allergia, oltre ad esserci una possibile intolleranza, ci può essere una sensibilità. La storia dei frattali sulle piante ce lo conferma. Ma anche il nostro atteggiamento nel confronto del cibo. Attualmente siamo tutti diventati dei divoratori, degli ingoiatori. Il carnivoro soltanto può permettersi di essere un ingoiatore. Il carnivoro, ci sono colleghi odontoiatri, ha un assetto a livello di arcate dentarie tale da poter sbranare, mordere, ma deglutisce. Invece noi abbiamo bisogno anche di masticare. E la masticazione non è soltanto per omogeneizzare il volo o per riempirlo della nostra secrezione salivare. Noi diamo il nostro imprinting elettromagnetico, si parla di corrente galvanica nella bocca, e anche impianti particolari possono determinare anche delle perturbazioni. Quindi quando noi mastichiamo già iniziamo a dare un'impronta del nostro self sul cibo. È ancora ovviamente interessante a livello predittivo di valutazione dell'ambiente, quindi anche con interferenze con tossici, radiazioni, eccessi di carichi elettromagnetici, di interazione. Perché cosa vuol dire? Cioè io posso incontrare un paziente che ha una tale capacità nel suo sistema di detossinazione, di antiossidazione, che ovviamente ha un'ottima resistenza nei confronti dell'inquinamento ambientale, mentre posso trovare un paziente che ha una, ovviamente un carico tale su più fronti che anche quella ottimale potenzialità viene ovviamente a trovarsela nettamente ridotto, e quindi abbiamo più spazi, ma anche tracce di virus, tracce di batteri, di funghi, che possono creare ovviamente un'interazione come col microRNA, cambiando l'assetto delle flore e quindi cambiando anche tutte le produzioni di neurotrasmettitori, di varie molecole che vengono appunto prodotte dai vari bioti. C'è un'interazione attiva, sappiamo che i nostri bioti, per esempio, come intestinale, può anche produrre acetilcolina,
può produrre GABA, ma anche può produrre noradrenalina, anche dopamina. Quindi abbiamo una tale interazione, ma sappiamo anche come noi risentiamo del mimetismo molecolare. Gran parte delle patologie autoimmuni pare abbiano un inizio di manifestazione per mimetismo molecolare. La barriera intestinale integra, non più integra, passaggio di molecole simili alle nostre, mimetismo molecolare, attivazione dell'infiammazione, attivazione anche del sistema immunitario. Quindi tutto un processo, ma sappiamo anche che la nostra barriera intestinale è simile alla barriera ematoencefalica. Sappiamo che anche altre barriere, come quelle endoteliali, quella placentale e così via, sono simili. Quindi abbiamo una visione d'insieme dell'interazione dell'ambiente, quindi già una visione che dal livello di integrazione del singolo essere umano va all'integrazione un po' più ampia e che legge su frequenze più veloci, quindi frequenze che sono quelle ovviamente elettromagnetiche. Queste sono delle opportunità ovviamente diverse, quindi ogni storia è una storia a sé stante. Da dove parte una disbiosi? Da un metallo pesante in accumulo? Da un'alimentazione errata? Perché i terreni di coltura cosa sono? Cos'è ovviamente il nostro biota? È ciò che noi coltiviamo. Quindi in base ai cibi che noi assumiamo, in base alle secrezioni che noi abbiamo, noi coltiviamo dei bioti piuttosto che altri, ma anche l'emozionale, il respiro, l'esaurimento del vago, sempre più frequente da osservare, e qui non abbiamo più la capacità di andare in recupero, di poter seguire quei cicli naturali e quindi di poter avere degli impatti ovviamente deficitari. Dov'è il problema quindi? Perché quel paziente aveva il meteorismo? Perché aveva una disbiosi? Perché se l'era contagiata? Perché mangiava troppi zuccheri? E perché mangiava troppi zuccheri? Aveva forse poca serotonina? Sappiamo che la candida albicans produce serotonina. Andava alla ricerca della serotonina, allora era un meccanismo di difesa. E dov'era il problema? Sul mentale, sull'emozionale? No, era sulla presenza di etotossine. Nella zona critica della Sicilia, per esempio, è facile incontrare dei grossi disturbi comportamentali e dei grossi problemi anche di passaggio di identità di genere, anche nei soggetti più giovani, che sarebbe interessante ovviamente correlare anche con l'azione delle etotossine. Dov'è il problema? Quindi questa visione d'insieme, nell'esito del test ci viene dato appunto un aspetto dei vari settori relativi ai vari nutrienti, interferenze ambientali, tracce funzionali di interazione con il biota, ma anche i vari campi, per esempio emozioni, sonno, equilibrio intestinale, gli alimenti a cui risulta la sensibilità e anche vengono indicati gli additivi a cui si è sensibili. Quelli più specifici piuttosto che tutti, sappiamo che sicuramente in generale gli additivi hanno degli effetti. E poi man mano poi vengono ripresi i vari settori e nelle pagine successive vengono allargate di volta in volta. Quindi ogni storia è diversa, vedete i colori cambiano. Ogni storia è diversa, quindi la capacità, la possibilità di valutare l'insieme, l'integrazione, ma non più soltanto sul nostro organismo, ma nell'interazione con l'ambiente, ovviamente diventa estremamente interessante e apre delle risposte. Consente ovviamente di avere delle idee e quindi delle possibilità, dei percorsi diagnostici, ovviamente confermati con gli esami di laboratorio, gli esami strumentali, innanzitutto con l'esame obiettivo, estremamente interessanti e confortanti. Uno degli ultimi casi, io giro in città, nel Lazio, non dico la sede, praticamente un ragazzo con reazioni definite allergiche recidivanti, ma IgE negativo, eosinofili negativi, antitest negativi,
diverse indagini, togli il glutine, togli la caseina, e sarà lo stress, e sarà la disbiosi, facciamo la valutazione S-Drive, strapieno di metalli pesanti. Ovviamente io posso anche dosarli, ci sono anche dei test per poterli dosare, posso dosarli anche questi sul capello, come il neurogramma, posso dosarli anche nelle urine, posso dosarli anche nel sangue. Quindi era un'infiammazione, perché l'allergia è una manifestazione ovviamente che fa parte del quadro delle infiammazioni, iperattiva, ma in realtà non aveva la modalità tramite l'IgE, quindi l'espressione anche degli eosinofili, dell'allergia. C'era un disturbo che il sistema immunitario leggeva che era mediato dai metalli pesanti, per cui cambia completamente l'impostazione della terapia. Posso dare sì un sintomatico, posso dare un antistaminico, un cortisonico, un analogo naturale, ma se il problema sta lì, in un accumulo dei metalli pesanti, io devo andare a proteggere l'organismo dai metalli pesanti. E quindi questa è, diciamo, l'opportunità che viene dato a questo test di essere veramente all'avanguardia e quindi poter velocemente entrare, perché il nostro problema è la velocità e vedere insieme, non ci si può più perdere nei particolari. Particolare è importante, dobbiamo conoscere, ma se il particolare non è riferito al generale, pigliamo delle cantonate incredibili, che nel giro di mesi o di anni poi la clinica è il paziente che ci viene a dire: guardi, benissimo, non ho più la reazione sulla pelle, ma malissimo, ho il dolore articolare a non finire. Quindi questa è una novità estremamente interessante, quindi ci può essere un accumulo di radiazioni, ma questo test mi può anche dire che c'è un'ipersensibilità, quindi non è un test quantitativo, quindi vado a chiedere al paziente dove vive, che lavoro fa, in che ambiente, la zona di Viterbo è strapiena di radon, oppure può essere un carico di sostanze chimiche, il paziente oncologico che aveva seguito lungamente tutto il protocollo, aveva ancora qualcosa che non quadrava, per cui c'era anche le cistoscopie, qualcosa che metteva una condizione di allarme. Quindi tutti quanti le varie indagini, facciamo anche l'S-Drive, e dico: ma come mai? Cerchiamo di capire come mai, perché idrocarburi? Da dove li si prendono? Ho una sensibilità agli idrocarburi. E poi il trattamento Selfood è un integratore che ha questa azione completamente integrata, ha un'azione sui due fronti. Perché un'azione sui due fronti? Perché in realtà rimodula la cellula su più piani, rimodula la cellula già a partire dall'ambiente in cui la cellula sta, perché rimodula ovviamente da biodisponibilità di quelli che sono i componenti dell'ambiente esterno, quindi gli ioni, oligoelementi. Gli oligoelementi cosa sono? Sono i catalizzatori degli enzimi, per cui sicuramente se io apporto degli ioni biodisponibili, il mio sistema enzimatico comincia ad andare, la mia cellula va, il mio flusso di membrana va, il mio potenziale di membrana va, la comunicazione tra le cellule vanno. Se io rifornisco gli aminoacidi, le mie proteine, gli enzimi sono proteine, vanno, il sistema procede, e quindi man mano anche l'ossigeno può adeguatamente funzionare. L'acidosi, abbiamo puntato il dito solo sull'idrogeno, ma non ci siamo ancora chiesti se forse a volte non è solo un problema di carico, no? Acido. Idrogeno, sappiamo che nella nuova biochimica, ma anche nella fisica, ormai diciamo nei centri più avanzati ci sono proprio delle nuove specializzazioni, la biofisica chimica, perché è un tutt'uno. Sappiamo che idrogeno o protone o fonte acida hanno una valenza prossima, per cui se io non riesco a creare un equilibrio tra il giusto apporto dell'idrogeno e della carica acida e l'ossigeno, non me ne vado per forza in acidosi.
e quindi posso sì agire lavorando sul preload, no? Sul carico acido, ma devo innanzitutto riavviare quell'equilibrio, devo far sì che la cellula possa adeguatamente far funzionare il suo ossigeno. E quindi il cell food veramente diventa uno strumento estremamente interessante. Ancora qui, per esempio, tracce di virus, batteri, muffe, spore. È ovvio che io mi faccio anche una valutazione, faccio anche degli esami culturali, perché il paziente potrebbe anche realmente avere una forma di espressione tipo proprio infezione, ma molte volte gli esami culturali sono negativi, anche quelli più sofisticati, e invece un problema di sensibilizzazione o forse di attivazione del mimetismo molecolare. Quindi questo test apre anche ad altre ipotesi di lavoro, altre ipotesi di ricerca. Guardiamo nel futuro, ci proiettiamo anche a ciò che ancora non è noto, e quindi l'osservazione del paziente veramente diventa estremamente interessante. Oppure uno squilibrio, nonostante il paziente assuma già per conto suo ottimi integratori a base di vitamine, il test ci dà indicazioni che non ci sono a livello funzionale adeguate azioni di queste vitamine, ma erano biodisponibili. In un tracerotico integratore che abbiamo somministrato, in realtà è stato mai assorbito? O è diventato nutrimento dei nostri batteri? O era una formulazione non riconosciuta dall'organismo? O c'è un blocco nel passaggio? Perché ci sono delle catene enzimatiche, ci sono dei flussi enzimatici. E qual era la condizione del nostro stomaco? Altro organo poco identificato. E così via. L'interazione su vari assi, sistema adrenergico, microbico intestinale, cardiovascolare, o squilibrio a livello di acido alfa-lipoico e fitoestrogeni. A me capita spesso di trovare la positività su questo fronte fitoestrogeni come segnalatore molto prima di manifestazioni legate a disturbi prostatici. Questo vuol dire che l'organismo utilizza molto, preleva molte molecole ad azione simile ormonale dal cibo, e purtroppo ci sono anche molti disturbatori endocrini presenti sia nell'aria sia nelle bottiglie di plastica e così via, che creano evidentemente delle interferenze e così via. Oppure può essere un discorso a livello di acidi grassi, o di sensibilità o di carenza o di eccesso di consumo. Sappiamo che gli acidi grassi, in particolare l'EPA, è tra i precursori degli eicosanoidi, in particolare il precursore di eicosanoidi non infiammatori, mentre il DHA è invece un precursore dei docosanoidi, l'azione non infiammatoria. Ma là qual è il problema? C'è stata una carenza alimentare? O il nutracerchio che abbiamo preso era stato preparato con lipasi oppure con dei solventi? Quando assumiamo un nutraceutico relativamente agli acidi grassi, è importante verificare. Il solvente sì, viene rettificato, ma l'aspetto elettromagnetico evidentemente non è più riconosciuto dall'organismo, si modifica. A quel punto è meglio introdurre un cibo. Eh sì, ma sono i metalli pesanti ormai nel pesce, quindi abbiamo più fronti da tenere presenti, e così via. Quindi una panoramica completa che mi permette di avere, a livello veramente globale, a livello predittivo, quindi una valutazione estremamente interessante, che mi dà la via per riportare tutto alla, ovviamente, propria memoria molecolare, che è consapevolezza ed è coscienza. Alla prossima!